Sono onorato di essere stato invitato a questo festival dedicato appunto a una delle più grandi personalità letterarie di questo nostro paese, che in questo momento versa in condizioni letterariamente parlando abbastanza problematiche, devo dire. È bene ricordare questa figura così capace di invenzione letteraria e di dare senso alle parole. D'Annunzio rimane per quello, non per altro, perché è stato un inventore di parole. Mi piace molto il suo modo di concepire anche l'idea della pubblicità, ad esempio dello slogan, della sintesi che ci vuole per creare quello che oggi si chiama claim. E D'Annunzio è stato uno dei primi inventori di claim, è un uomo modernissimo. Hard disco e non hard disco, ad esempio, è una frase che ha una serie di significati molto profondi. E stasera forse con Pino Strabioli leggeremo La pioggia nel pineto, che in realtà è banale, non è per niente banale, è conosciuta, ma forse non ci sono degli aspetti della poesia che sono abbastanza interessanti. Stasera scanteremo una canzone di Bindi che si chiama Odio, tra l'altro, oltre ad udire, diciamo, tutta la serata. Cioè, questa canzone si chiama Odio di Bindi, e in questi giorni, dove mi si accusa di omofobia perché ho fatto un'uscita infelice, una frase diciamo volgare, scurrile, non sono omofobo, però è stata intesa così e poteva essere intesa così, mi ho chiesto scusa, ma comunque stasera noi suoneremo appunto Odio, che è una canzone di Bindi. Bindi è un musicista importantissimo, uno dei più grandi cantautori di tutta la storia italiana, perché tra l'altro ha avuto una vita molto difficile proprio per via dell'omofobia, e lui ha subito tantissime angherie e tantissime rinunce, ha rinunciato, diciamo che praticamente avrebbe potuto essere molto più grande, famoso di quello che, però le sue canzoni parlano da sole, perché hanno fatto il giro del mondo. Moltissime canzoni di Bindi sono state tradotte in inglese, hanno avuto successo in America, e quindi ecco, però lui come persona è stato vilipeso perché era omosessuale. Nel 72 David Bowie è venuto fuori facendo il primo coming out sull'omosessualità, il primo della storia ufficiale, ma Bindi nel 62, 10 anni prima, era con quel famoso concerto dove lui mise un anello, per cui ci fu lo scandalo, e lì lo accusarono, perché era un'accusa quella di essere omosessuale, e lui disse che era la verità. Quindi da lì fu un coming out indotto, diciamo, però ecco, da lì è cominciata una vita grama per questo genio.